La Salicornia glauca, denominata scientificamente Artrocneum glaucum, altra nomenclatura binominiale è Artrocneum macrostacleum. La Salicornia glauca è del genere Artrocneum. È una pianta naturale importante che va tutelata per la biodiversità. La biodiversità è la ricchezza di vita sulla Terra e perché assicuri la sussistenza dei mezzi per molte specie. Artrocneum è nella sottofamiglia delle Salicorniidae. Nella sottofamiglia vi sono 11 generi e in questi generi ci sono circa 110 specie succulente distribuite in tutto il mondo. La Salicornia glauca è della famiglia delle Chenopodioace o Amarantace, secondo la classificazione APG, la quarta versione di classificazione scientifica delle piante angiosperme, pubblicata nel 2016. Comunemente diffusa su suoli salini, presso stagni o paludi costiere, è una delle principali essenze che compongono la vegetazione alofita delle zone umide costiere. Vi faremo vedere questa bellissima pianta. Thank you.
una pianta molto bella e molte specie di uccelli che vivono nei salicornieti. La Salicornia glauca è una delle specie più rappresentative delle zone umide costiere degli ambienti mediterranei. È diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo. In Italia vegeta in tutto il litorale adriatico, da Trieste in giù, in tutto lo Ionio, nel litorale tirrenico, da Livorno in giù e in quello delle isole. L'habitat tipico è rappresentato da suoli adiacenti alle zone umide salmastre, stagni, paludi e lagune, occupando anche aree soggette a temporanea sommersione da parte di acque salse. Forma con altre specie praterie più o meno rade, chiamate comunemente salicornieti, la cui composizione varia secondo la stazione, ma in genere associata con altre comuni, aleofite e con specie di altre famiglie, sempre con adattamenti alla concentrazione salina e sodica. I salicornieti, insieme ai canneti di aree interessate da un minore accumulo di salinità, sono i più importanti siti di nidificazione e rifugio dell'avifauna nelle zone umide costiere. Gli stessi frutti della Salicornia glauca sono utilizzati come fonte di cibo da diversi uccelli. L'habitus della Salicornia glauca è molto simile a quello delle sue congeneri e di altre chenopodiacee, alofite, che si insediano nello stesso ambiente. La Salicornia glauca si confonde facilmente con la Sarcocornia frutticosa, nome scientifico Arthrocneum frutticosum, da cui differisce per pochi caratteri e con la quale è spesso associata. La pianta ha un portamento cespitoso, formante un cespuglio fittamente e regolarmente ramificato fino dalla base. L'altezza in genere di pochi decimetri, può raggiungere anche gli 80 e i 100 centimetri. I rami sono articolati, lignificati, di consistenza erbacea e carnosa nelle porzioni terminali, con articoli lunghi circa un metro. Rami sterili sono generalmente più lunghi di quelli fertili. I rami sterili, cioè che non portano i fiori dell'annata, più lunghi, e poi ci sono i rami fertili dell'anno precedente, sui quali si sviluppano i fiori che tipicamente compaiono in estate. Durante la piena attività vegetativa, in inverno e in primavera, la pianta ha una colorazione verde glauca, di cui il nome, mentre in estate e in autunno ha una colorazione con tinte rossastre. Le foglie sono opposte, apparentemente assenti, sono in realtà ridotte a squame carnose saldate a formare una guaina che avvolge il ramo. Il margine della guaina è più alto e leggermente acuto in corrispondenza dell'apice delle due foglie, mentre è conformato a V aperta in corrispondenza della saldatura delle foglie. I fiori sono poco appariscenti e riuniti in spighette di 3 mm, di colore all'inizio giallastro, poi scuro in corrispondenza della maturazione dei frutti. Le spighette sono inserite in fossette formate negli articoli, di cui però sporgono vistosamente e sono portate da rami fertili inserite sui rami dell'anno precedente. La porzione esterna del fiore, composta dai primi due verticilli e detta peranzio, è ridotta e i fiori maschili sono provvisti di due stami. Il frutto è leggermente allungato, di colore nero lucente, completamente avvolto dal peranzio, e diventa carnoso. Ecco, qui poi vediamo anche i semi che sono all'interno del frutto. L'attività vegetativa si concentra in particolare nelle stagioni più fresche, inverno e primavera, mentre la fioritura si protrae dalla primavera all'estate. Rispetto alla Sarcocornia frutticosa, questa Salicornia glauca è una pianta tipicamente alofita che accumula grandi quantità di sale all'interno dei rami carnosi, tollera una salinità più elevata e in genere si insedia su suoli permeati da acque salse che hanno concentrazione maggiore di quella marina. La gran parte delle riprese montate in questo video sono state fatte da Dario Salemi. Una parte delle riprese e le foto fatte da Orazio Lacorte, autore del video.